come mai non abbiamo voglia di studiare? Per carità, le eccezioni esistono, ma la maggior parte degli studenti delle superiori la voglia di studiare non ce l'ha. Questa è una cosa che sappiamo tutti. Ma da cosa dipende questa voglia o non voglia di studiare? Benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo del dilemma di tutti gli studenti, ovvero studiare o non studiare. Perché non abbiamo voglia di studiare? Beh, questo può dipendere da una serie di fattori. Primo fattore è come studi, ovvero studiare è un'attività che per lo più ha a che vedere con leggere. Questo per quanto riguarda uno studiare scolastico. Se uno invece studia, ad esempio, una disciplina sportiva o una cosa che prevede di più un esercizio fisico, è sempre uno studiare, però uno studiare che prevede un movimento delle mani, un utilizzo del corpo. E quello molte volte è molto più facile. Ma lo studiare classico scolastico prevede leggere e ripetere, forse fare gli schemi, dipende da persona a persona, finisce lì. Qual è il problema? Leggere è un'attività noiosa, ma non leggere in generale, perché leggere un romanzo può essere una bellissima attività, un'attività che abbiamo voglia di fare. Ma perché? Perché quando leggi un romanzo, il romanzo utilizza tutti i tuoi sensi, prova a descriverti delle sensazioni, prova a passarti degli stati d'animo. Mentre quando leggi per studiare, molte volte leggi descrizioni di eventi che non hanno nessun collegamento emotivo. Tu leggi l'evento storico, l'economia nel 700, ed è una serie di dati, ok? Non è una cosa che ti trasmette un'emozione. Ecco perché leggendo è facile poi perdersi e arrivare in fondo alla pagina e dire: aspetta, ma cos'è che ho appena letto? Distrarsi diventa facile. Questo perché la lettura è un'attività che utilizza solo uno dei tuoi emisferi e non entrambi. Leggi, quindi stai usando la tua parte logica del capire, della comprensione, ma non stai utilizzando la parte relativa alle immagini, la parte relativa alla creatività, che invece hai quando leggi un romanzo, perché tu ci metti le immagini, ci metti i suoni, ci metti le sensazioni. Ecco perché è facile distrarsi. Noi siamo più concentrati quando facciamo più cose rispetto a che quando ne facciamo meno. Nelle giornate in cui sei a casa, non hai niente da fare, ti stanchi molto di più della giornata in cui sei pieno di impegni, perché mentre fai gli impegni e sei lì e stai facendo le cose, sei attivo, sei sul pezzo, stai facendo. Poi a fine giornata sei stanco, sei distrutto, e sono d'accordo, ma mentre lo stai facendo, no, il tuo cervello fa meno fatica a fare più cose. Quindi se leggere comprende solo un'attività di uno degli emisferi e l'altro non fa niente, l'altro emisfero si stanca, non ha niente da fare, si distrae, per cui si è meno concentrato. Mentre se riesci ad avere un'attività che ti prende di più tutti gli emisferi, sei molto più attento. Per assurdo, leggere in piedi, studiare in piedi, camminando avanti e indietro, ti tiene molto più attento, proprio perché sei in movimento e quindi stai utilizzando anche una parte del tuo cervello, una parte del tuo corpo che normalmente non avrebbe utilizzata durante la lettura o durante lo studio. Un videogioco, ad esempio, è un'attività che ci tiene molto attivi e che ci piace fare. Perché? Perché hai tantissimi stimoli. Guardare un film ti dà tantissimi stimoli. Stare all'aperto nella natura ti dà tantissimi stimoli. Perché sei sotto il sole, hai tanti dettagli che ti vengono dati dall'ambiente circostante. Stare seduto a leggere è un'attività che ha pochi stimoli. Un'altra cosa che influisce sulla nostra voglia o non voglia di studiare è il risultato che otteniamo in base allo sforzo. Se io studio 20 minuti, prendo 9, potrebbe essere un'attività stimolante. Tanto, mi è costato poco sforzo e ho preso un bel risultato. Se però studio tutto il pomeriggio e prendo 5, quella non è un'attività stimolante e quindi non ho voglia di farlo. Mi è molto più facile passare a usare il cellulare e quindi distrarmi, fare qualcos'altro. Se invece studiare potesse essere divertente, ad esempio, è una cosa che mi piace fare, per cui sono più propenso a farlo, e se il risultato è anche un risultato positivo, diventa un'esperienza motivante. Lo studio in generale però non è motivante. Di conseguenza mi è più facile distrarmi, mi è più facile fare qualcos'altro, mi è più facile anche procrastinare. Quando stiamo per fare una cosa, che sia studiare o fare qualsiasi attività, ma continuiamo a rimandarla, è perché quell'attività non ci motiva. Può essere perché è un'attività che ci dà poca soddisfazione, potrebbe essere lavare i piatti, non ho voglia di lavare i piatti. Perché? Perché non mi dà, non mi motiva, non mi dà tutta questa motivazione, quindi lo dico, vabbè, lo faccio dopo.
oppure può essere un'attività che io percepisco troppo grande per me, troppo difficile, quindi mi spaventa, devo iniziare a studiare, ho tutto il libro da studiare, porca miseria, è troppo, allora lo rimando. Studiare tutto quel blocco di cose lì è troppo difficile, lo vedo come una cosa troppo lunga, non so quanto durerà, è complicata, non sono motivato a farlo, quindi mi è molto più facile distrarmi, vedere un dettaglio, aspetta che devo andare a fare una cosa di là che non ho ancora fatto, oppure sai, ho fame e ti ritrovi improvvisamente davanti al frigo a cercare cose e continui a fare avanti e indietro dal frigo alla postazione dove devi studiare, perché è una cosa che non ti motiva ed è più facile fare dell'altro. Un altro punto fondamentale è il sistema della ricompensa, che funziona molto per noi esseri umani. Quando scrivi un messaggio e uno ti risponde, hai avuto una ricompensa istantanea. Quando giochi a un gioco sul cellulare, guardi Facebook, guardi Instagram, hai delle ricompense istantanee, cioè fai qualcosa e subito hai la risposta. Studiare, se è percepito come una cosa troppo lunga, non ti dà una ricompensa istantanea. Quindi perché farlo? Una cosa che può aiutarti molto è segnarti degli step intermedi, non dire ok devo studiare tutto questo, ma dire ok oggi faccio dal capitolo 1 al capitolo 2, oggi faccio 2 pagine, oppure ho 5 ore di tempo, va bene, prima ora faccio capitoli 1, 2, 3, seconda ora faccio capitoli 3, 4, 5 e così via. E magari in mezzo tra un capitolo e l'altro faccio una pausa che è la mia ricompensa, dico ok adesso pausa. Pausa che consiglio di fare in piedi, ok? Non di star seduti, oppure leggere, oppure fare guardare il cellulare. Fare un'attività diversa, che non utilizzi la mente ma utilizzi il corpo. Ho fatto un video a riguardo, tra parentesi, dei metodi che hai per essere concentrato quando studi. Quindi se vuoi trovare, lascio il link in descrizione o qua in sovraimpressione. Ne parlo meglio nel video che ti ho citato. Ma tu cerca di darti degli obiettivi, cioè io farò da qui a qui e ci voglio mettere questo tempo. Cerca di stare nel tempo e quando lo raggiungi ricompensati, dici oh cavolo ce l'ho fatta, quindi anche proprio un congratularsi con se stessi, ma fai una pausa, mangiati un cioccolatino, insomma, basta che non inizi a crearti una dipendenza dai cioccolatini. L'importante è che ti dai un premio, ti premi in qualche modo. In generale, se vuoi far diventare lo studio un'attività piacevole, prova anche a cambiare il modo di studiare, prova a cercare, informarti, trovare dei modi diversi per studiare, perché la varietà è un altro fattore molto importante. Quindi fare le cose in maniera diversa dà degli stimoli diversi al cervello e quindi trova quell'attività più interessante. La prima volta che guardi un film sembra quasi che vada rallentatore rispetto alla seconda volta che lo guardi, giusto? O almeno per me è così, non so se è solo una mia impressione, perché la prima volta che lo fai sei più attento, non è una novità, giusto? È una cosa a cui devi prestare più attenzione, la prima volta che fai una cosa in generale, la seconda volta l'hai già fatto e quindi diventa un po' più noioso. Un'attività come lavare i piatti, tornando su quell'esempio, la prima volta che lavi i piatti, sei lì, cavolo, aspetta come si fa a lavare i piatti. Dopo un po' di volte che lo fai, può diventare noioso perché è un'attività ripetitiva, è sempre fare la stessa cosa. Quindi cambiare modo di studiare, provare modi diversi, sai questo leggo così, questo faccio uno schema, può essere un modo per tenerti l'attenzione più viva. Einstein diceva che se fai le cose nello stesso modo in cui le hai sempre fatte, otterrai sempre lo stesso risultato. Il video di oggi finisce qui, se il video ti è piaciuto lascia un mi piace, ci aiuta a crescere come canale. E se ti è piaciuto e non sei già iscritto al canale, considera l'idea di iscriverti, perché noi pubblichiamo continuamente ogni settimana dei nuovi video ed è un modo, se ti interessa questo argomento, per rimanere aggiornato ed imparare un sacco di cose nuove. Per oggi è tutto, noi ci vediamo ad un prossimo video. Se sei arrivato fino a qui, sei un grande.